cattedre dimezzate nonostante la disponibilità di posti, incongruenze insomma tra le esigenze avanzate dalle scuole superiori di Bari provincia di docenti di sostegno e i posti effettivamente assegnati, con il risultato che insegnanti precari da una vita e con tutti i titoli in regola dopo 15 anni non si ritroveranno nello stesso istituto e saranno costretti magari a migrare in provincia pur di lavorare. E nella sede del provveditorato agli studi di Bari scoppia la protesta. Se in 15 anni io ho mantenuto più o meno sempre la stessa cattedra e sempre la stessa scuola, vuol dire che oggi non si può essere volatilizzata la mia cattedra. Insegnanti infuriati anche con gli stessi sindacati a colloquio a porte chiuse con il provveditore Trifiletti, accusati di non aver fatto nulla finora. Scelte che si ripercuoteranno anche sugli stessi alunni disabili. Prima di tutto c'è il diritto leso. Abbiamo operato correttamente, spiega il provveditore, se ci sono scuole escluse perché non hanno rispettato i termini o inviato la documentazione in maniera errata. Ci sono delle situazioni che hanno portato ad una diminuzione dei posti di sostegno, ma sono legate all'assegnazione dei posti a livello regionale, all'arrivo di docenti di sostegno da fuori provincia. Ci sono delle cattedre in più, le segreterie lo sanno, ci saranno altre convocazioni alla fine del mese e non si capisce perché non siano disponibili ora. Ma il provveditore non transige, si va avanti. È un intervento che l'ufficio fa sempre nell'interesse delle scuole e degli studenti, nel senso che anticipa nel mese di luglio i posti in deroga di sostegno. Non saranno quindi accontentate? No, non possiamo.